Accomodi, prego. Ecco, sieda lì. Sieda pure, guardi, si attenta a non cascare, per carità. Ecco, guardi, si volti verso sì, me. Verso benissimo, me, sì. Molto bene. Ecco. Allora, vuol dare sulla generalità, Vanni Mario, nato a? A San Casciano Val di Fesa. San Casciano Val di Fesa. 23 dicembre di 27. 3 dicembre 1927. Dove risiede, signor? Come? Dove risiede? Dove... Borgo Sarchiani, San Casciano Val di Fesa. Vuole leggere quella formula lì per cortesia? Sì, sì, con sapere della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Benissimo, ascolti signor Van. Sì. Il pubblico ministero deve farle delle domande e poi dopo gli avvocati. Sì. Risponda, prego. Sì. Ci sente bene, vero? Sì. Sentite, sì. Benissimo. Prego. Signor Vagni, che sì. Lavoro fa lei? Io sono stato a fare delle merende con i pacciani, no? No, no, scusi, un attimo. Allora, non ho capito. Vedo che qualcuno forse le ha già detto se... cosa poco. Deve dire. Guardi, lei comincia male. Noi sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto. Va non bene. Ci deve raccontare alcunché. Sì, sì. Risponda puramente, semplicemente a quello che... il pubblico ministero prima e i difensori poi le chiederanno. Stia assolutamente tranquillo e qui nessuno la mangia, capito? Solo risponda. Sì. Allora, ricominciamo. Signor Vanni, qual è il suo lavoro? Che lavoro fa? Che lavoro fa? Che professione ha fatto? Edo Porta Lettere. Dove? Antonio, Antonio. A Monte Firidolfi. Sì. In che anni? Quindi ora era... ripeto verbalizzazione, era in pensione nel 96. E in pensione era Porta Lettere a Monte Firidolfi. Sì. In che epoca? Io sono stato nel 96 e sono venuto via nell'87. E vuole un attimo far mente locale agli anni, cioè è venuto via nell'87 e ha iniziato, è stato una decina d'anni? Ci sono stato 22 anni. 22 anni. Quindi 87, nel 66 è stato? Sono venuto via, sì, nell'87. E ha iniziato negli anni 60-66, quindi? Sì. Ecco. Per tutti questi anni lei ha fatto la zona come postino di Monte Firidolfi. Monte Firidolfi. E abitava a San Cancasciano? A San Casciano Val di Fesa. Quindi lei, tutti i giorni, per il suo lavoro, andava da San sì, Casciano... con la Vespa. Con la Vespa. Per 22 anni. Davvero? E nell'87 è andato in pensione. Non ho capito. È andato in pensione nel 1987. Sì, di giugno. Senta una cosa, signor Vanni. Lei ha conosciuto Pietro Pacciani? Sì, l'ho conosciuto. Quando e sì. Come? Siccome facevi il portalettere lì, ha capito, signor Giugno. A Monte Firidolfi? A Monte Firidolfi io l'ho conosciuto così come conosco tutti i dirimposti. Certo, certo. Si ricorda in che periodo iniziò questa conoscenza? Che anni eravamo? Ma ora con precisione non me ne rammento. Quando lui venne a abitare lì? Sì, più o meno. Via Sant'Anna. In sì. Via Sant'Anna. Conobbe anche la famiglia? Sì. La moglie, le l'ho figlie? L'ho conosciuto così, sì. L'ha conosciuta così in che senso? Quando andava a portare la posta? Sì, quando andava a portare. Quando portava la posta la dava a lui o alla moglie? No, c'era la cassetta, la mettevo dentro. Quindi con la moglie lei ha mai avuto occasione di fermarsi a parlare? Non ci ho avuto nulla. L'ha mai vista? L'ho vista qualche volta. L'ha vista in casa? Le figlie? In casa, dalla finestra. Dalla finestra. Le figlie? Le figlie l'ho visto anche lei, in casa. Quindi lei è stato in casa? Sì. È mai entrato in casa di Pacciani? Sì, ci sono stato. Per amicizia o per il suo lavoro? Per il lavoro, portavo la posta. Quindi a volte aveva delle plichi da consegnare per cui era necessario entrare in casa. No. E c'era lui o c'era la moglie e le figlie?
No, c'era le figlie e la moglie. Perché lui lavorava in Rosselli, non c'era. E quindi era. Senta una cosa, e poi del Pacciani, oltre questo rapporto, diciamo, professionale, ha avuto anche un rapporto di amicizia? Siete diventati amici? Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda, così, vero, ma o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non ho fatto. Vediamo un attimo se ha un po' di pazienza, perché lei l'ha raccontato talmente tante volte che, insomma, forse non è proprio così. Vediamo un secondo. Senta una cosa. Sa, ecco, questo andare a fare qualche merenda col Pacciani, come nasce? Il Pacciani che le dice andiamo a... andiamo insieme, o è stato lei a offrire? La domanda, signor Pubblico Ministro. È stato lei a offrire? È stato lui a dirmi, si fa una merenda, facciamo una merenda. Io era il pomeriggio insieme, poi altre perché volte. Lei lavorava la mattina, sì, e quindi le merende il pomeriggio. Sì, ma io lo vedevo la domenica, perché il giorno di lavoro era sempre a lavorare. Bene, la domenica o anche il sabato? La domenica o anche il sabato? No, parecchie volte la domenica. Qualche volta anche il sabato? Può darsi, di certo. E le feste? Sì. Cioè la domenica, qualche volta il sabato, anche e il i giorni sabato. Di festa? Sì. Capitava spesso di andare a fare queste merende o queste gite il giorno? Insomma, ogni tanto in quando siamo andati a fare quel quando in merenda. Quando per lei, quando è? Cioè con che frequenza? Come? Lei dice di quando in quando. Cioè sì, lei passava la sempre. Come vi mettevate d'accordo? Se lei andava a portare la posta e lui non c'era, come glielo dava l'appuntamento? Vi incontravate? Veniva lui a San Casciano a volte. Veniva lui a trovarla dove? A casa. E fissavate, o quando veniva uscivate? No, quando veniva si andava a fare qualche merenda. Sì. Cioè le diceva, vuoi venire, si va a fare qualche merenda. Non fissavate di volta in volta, quando capitava lui lei andava. Sì, non si fissava mia, io veniva su a San Casciano, dice se andava a fare merenda andiamo, a volte si beve un bicchiere di vino lì alla cantinetta a San Casciano. A volte andavate altrove? Sì, siamo stati anche fuori. Dove fuori, ricorda qualche posto? Sì, siamo stati a Valigondoli. Poi? E siamo stati a San Donato in Poggio, una volta a una festa. A San Donato in Poggio? Sì. Dov'è San Donato in Poggio? E se gli è passato là a Tavarnelli. E andavate in macchina, in autobus? No, in macchina si andava. Lei ha una macchina? No, ce l'aveva lui. Guidava lui? Guidava lui. Ricordo. Io non m'ha mandato. Lei non ha mai mandato la macchina. E... che macchina aveva, lo ricordo? Ma una 500 allora, so. Di che colore? Di che colore? Chiara. E la guidava lui? La guidava lui. Aveva anche altre macchine, che lei sa, altri tipi di vetture? Mo, a quell'epoca lì no. Quando lei è mai stato con Pacciani su auto diverse dalla 500? Mo. Una Ford Fiesta, la ricorda? Sì, sì. Ma l'aveva dopo. Lei è mai stato su quella macchina con Pacciani? Io sono stato una volta. Una volta solo? Una volta mi pare. Guidava sempre lui? Sì, io non la mando la macchina. Sì, sì, ho capito. C'era qualche volta si univano amici diversi o andavate solo voi due? Noi due siamo andati. Mai nessun altro? Mo, una volta venne un certo Simonetti, ora gli è morto il maestro. E chi era questo maestro? Chi era questo sì, certo? Stava a Mercatale, era un maresciallo in pensione. Era amico suo di Vanni o amico di Pacciani? Era amico di Pacciani di molto. Quindi no. Di molto. Lei non lo conosceva? Sì, lo conoscevo un po' così. Allora Pacciani qualche volta veniva da lei con questo maresciallo o... Era... Si trovava. Vi in trovava? Paese. Sì. In paese. A casa sua? No, anche lì alla cantinetta. Dove vi trovavate a bere? Sì. Il pomeriggio, la sera? Eh. A volte anche la sera? La sera, sì. La mattina no.
Allora mi scusi, per lei cos'è la sera? Il pomeriggio o anche la sera, pomeriggio tardi o la sera dopo cena? No, di giorno. Sempre di giorno, non la mattina e il pomeriggio. Dopo desinare così a fare una merenda, poi io altre cose. Senta una cosa, signor Vanni, e qualche altra persona c'era? A volte? Che veniva con voi? No, io... Andavate in genere lei e Pacciani qualche volta, anzi se non ho capito male, una volta sola a far merenda è venuto anche questo maresciallo. Sì, invece a bere alla cantinetta a volte c'era anche questo maresciallo. Sì, c'era anche lui. Vuole un attimo ripetermi, perché non l'ho capito bene, dove andavate a fare queste merende? Gliel'ho detto. Me lo ridice per favore. Sì, glielo ridico. A Valicondoli siamo stati e a San Donato un pocio e quindi, poi anche lì alla cantinetta per un bicchiere di vino a San Casciano. Ma... questi sono i luoghi dove andavate normalmente? Sì, io senta una cosa, accantoniamo questo argomento, ci ritorniamo fra un po'. Lei sa se il Pacciani andava a caccia? Ma io questo non lo so io. Allora lei non l'ha mai visto andare a caccia? No, io non l'ho mai visto. Ma lui gli ha mai raccontato che andava a caccia? Ma a me mi ha mai detto di stare a fare della caccia. È sicuro? Io le contesto che in data 19 luglio 90 lei ha detto il contrario. Come ho detto? Lei ha detto... il Pacciani mi diceva che andava a caccia. Può darsi sia così, io. No. Ora scusi, non me lo rammenta, capito? Allora non lo rammenta, però quando lo disse se lo rammentava. Ha mai visto se aveva animali? Animali? Sì. Se aveva un cane. Lo adoprava, gli ha mai detto se lo adoprava per andare a caccia? Ma io no, io l'ho visto sempre legato lì alla casa vicino. Lei ha mai posseduto un vibromassaggiatore? Io sì, l'ho avuto. Sa se ne aveva uno anche Pacciani? Boh. Lei lo ha mai acquistato per Pacciani? Ma io non l'ho mai acquistato per Pacciani. Allora lei l'aveva avuto di suo lui. Lui ne aveva uno di suo, ma non gliel'ha. Avuto di suo, io che devo dire? Si parla di vibratori, scusate. Sì, ho capito. Perché ho vibromassaggiatore. Vibratore. Forse si parla, volevo provare. Sì, volevo provare perché il test dice un'altra cosa ancora. Lo chiama in un altro modo, penso sia per il test lo stesso oggetto. Sa se ricorda di aver mai acquistato un fallo di gomma per Pacciani, lei? Lo ricorda o non lo ricorda? Ma io non credo. Io le contesto che lei ha detto, è vero che io avevo un fallo in gomma, così l'ha chiamato, che avevo ordinato tramite posta a seguito di inserzione che avevo letto su una rivista pornografica, che avevo acquistato a San Casciano all'edicola di Via Roma. Voglio precisare che di falli di gomma ne ho richiesti due, in tempi diversi. Uno di questi l'ho dato a Pacciani. L'ha detto lei questo? Io non l'ho dato a Pacciani, io l'avevo per conto mio. Però lei ha dichiarato di averne dato uno a Pacciani e di averlo acquistato per lui. C'è qui questo verbale. Glielo contesto, chiedo poi l'utilizzazione. Lei ha anche aggiunto, io li ho richiesti prima del 1980, cioè l'ha localizzato anche nel tempo, come mai? Come? Non ho capito, scusa. Lei ha anche detto che questi due falli li ha comprati nel modo che le ho letto e ha aggiunto, i falli richiesti alla rivista li ho chiesti prima del 1980, evidentemente ha motivi di ritenere, di ricordare la data, come mai?
ha detto così. L'ho chiesto per me. Ma lei le ho detto ora che ha detto ne aveva chiesti due. Ma... E uno l'ha dato a Pacciani. Come mai ora non lo ricorda? Ma io non lo ricordo. Allora come mai alla polizia ha dichiarato questo? Cioè è così preciso, dice addirittura all'edicola di San Casciano ne ho chiesti, voglio precisare, ne ho chiesti due in due tempi, in tempi diversi, e uno di questi l'ho dato a Pacciani. Io non me lo ricordo, per me sì ce l'avevo. E cosa ne faceva, a cosa le serviva? A cosa le serviva? Mi serviva, che volta andavo da qualche donna, siccome avevo la moglie malata, se da lo figliava gliene dai, se no ti dà nulla. È mai venuto il Pacciani con lei, come dice, da qualche donna? No, io insieme alle donne con Pacciani non sono mai stato, lo può dire. Ce l'ha mai accompagnato? Ce l'ha mai... Pacciani ha mai accompagnato non lei? Non mi ha mai accompagnato. Lo vediamo Pacciani. Fra un po', andiamo, no, no. Andiamo in ordine. Senta una cosa, lei ha detto è stato a casa di Pacciani, a volte. Ha mai visto se Pacciani aveva un fucile? No, l'avrò anche visto. Cosa vuol dire l'avrò anche visto? No, l'avrò visto. Che fucile? L'avrà, quindi l'ha visto. Che fucile era? Ma non lo so, io non me ne capisco dei fucili. Lei sa com'è un fucile a due canne? Sa distinguere un fucile a doppietta da un altro? Quello a due canne. È mai stato a caccia? Io mai, né a caccia. Ha né mai a, visto una doppietta? A pesca io. Vabbè, lei andava, ce l'ha già spiegato. Io le vado ad andare a fare qualche merenda. Sì, abbiamo già capito, signor Vanni. Va, qualche bicchiere, via. Insomma, sì, questo lo possiamo sì, dire. Va bene. Merende e bicchieri, qualche volta c'era quell'oggetto e faceva comodo. Senta una cosa, io invece volevo parlare di fucili in casa di Pacciani. Lei ne ha già parlato. Ha detto silenzio. Qualche volta l'avrò visto. Ora vorrei sapere da lei se ricorda che fucile era. No, io me lo rammento. Però lei alla polizia ha detto come se lo rammenta. Glielo leggo, glielo contesto che se lo rammenta. Io a volte andavo a casa del Pacciani all'inizio della conoscenza e verso il 1980 ho visto a casa del Pacciani un fucile a due canne tipo doppietta. Se lo ricorda di aver detto questo? Sì. Quindi era a due canne e una doppietta. Senta, signor Vanni... Lei conosce Sperduto Maria? Come? Conosce Sperduto Maria Malatesta? L'ho visto qualche volta io. È mai stato a casa di questa signora? Sono stato, ci facevo il portalettere. Ci faceva? Ci portavo la posta anche. Qualche teste e la signora in questione ci ha detto che facevate anche qualche altra cosa, oltre che... portare la posta, se lo ricorda? Sì, però io sono andato da me. Allora lo dica, non c'è problema. Lei è andato da solo da questa signora e aveva una relazione con questa signora? Relazione. Qualche incontro? Ci sono stato una volta o due, poi. Io. Ma forse la signora non ha detto una volta o due, comunque lei c'è stato. Lei dice di esserci andato da solo? Sì. È sicuro di non esserci mai andato col no, Pacciani? Non ci sono mai andato col Pacciani. Signora dice diversamente. Ma le bugiarde... Bene, allora come andava da questa signora? Lei? Come andava, con quale mezzo di trasporto lei andava da questa signora? Con la Vespa. Andando dalla signora, ha mai incontrato, sia pure non con lei, il Pacciani? No, io non l'ho mai Ha mai visto che c'era la 500 no, del Pacciani? No, io non l'ho mai visto, mai guardi, visto. Signor giudice. Benissimo. Vabbè. In che epoca andava da questa donna? A portare la posta? No, a fare le altre cose, signora. A portare il resto, insomma. E andavo là nel 70, 72, mi rammento preciso.
La signora Malatesta le ha mai detto che da lei andava anche il Pacciani? No, a me non me l'ha mai detto. Mai detto a lei. Il Pacciani le ha mai detto che anche lui andava dalla Malatesta? L'ha detto qualche volta. Oh, ha visto, vede come pian pianino lei fra una merenda e l'altra come riesce a ricordarsi tante cose. Senta una cosa, vediamo che ora ha un po' più di ricordi. Ritorniamo ancora a quel locale, la cantinetta di San Casciano, dove c'erano varie persone a bere. Lei per ora ci ha detto, c'era Pacciani, c'era lei, a volte c'era il maresciallo Simonetti. Sì, corretto maresciallo. Io le chiedo, insieme a Pacciani, ha visto altre persone, oltre quelle che ci ha detto, a bere? Che lei conosce o che lei ha riconosciuto in fotografia? Sì, qualcheduno di paese. Anche non di paese o solo di paese? Io li ho visti di paese. Lei ha mai visto col Pacciani alla cantinetta un signore che ha come nome Faggi Giovanni? Oh, no. Ha mai visto alla cantinetta un signore che ha riconosciuto in fotografia mostratele dalla polizia? E la polizia le ha detto, questo signore che lei riconosce in foto si chiama Faggi? Ma no, questo non lo conosco. Io conosco il maresciallo e basta. Poi dopo... Le contesto che lei ha detto, in data 10 luglio 91, talvolta ho visto nel locale la cantinetta di San Casciano, insieme a Pacciani Pietro, un uomo di cui ho visto alcune foto che voi mi avete mostrato oggi e che mi dite chiamarsi Faggi Giovanni. Lei riconosce di aver detto questo alla polizia? Mo. Cosa mo? Io non lo so. Io non lo conosco. Ma senta un po', Vanni, ti può sentire. Ma i portalette normalmente conoscono tutti, vita, morte, miracoli, perché girano per il territorio. Ora, lei ci vuol fare che non conosce, non sa, non si ricorda. Lei mi sembra molto più sveglio di quanto intende far credere. Quindi faccia mente locale. Contesto e dica quello che sa. Tante cose non ce le dice, signor Presidente. Noi ci proviamo, ma sappiamo già che non ce le dice. Proviamo solo a contestargli quello che ha già detto. Questa persona, che in fotografia le viene mostrata e le dicono che si chiama Faggi, lei aggiunge, io non la conosco, l'ho vista insieme a Pacciani, a bere con lui. Credo di aver visto questo personaggio prima della morte del Malatesta. Cosa voglia dire? Non lo so. Lei dice l'ho visto, ora so, dice la polizia, che si chiama Faggi, era a bere con lui a San Casciano e le sembra di collocare questa persona in epoca addirittura così lontana. Senta una cosa, se lo ricorda ora? Lei conosceva il marito della Malatesta? Malatesta Renato? Sì, ma io quando portavo la posta c'era lei. Lui l'ha mai visto in vita sua? Ma. Cosa vuol dire ma? Ma non è una risposta, signor Vanni. Io non ci avevo confidenza. No, scusi, io le ho chiesto se l'ha mai visto, non le ho chiesto se aveva confidenza. Sì, l'ho visto. L'ha visto? L'ho visto. La Malatesta gli ha mai raccontato se questo marito era geloso o meno? Ma a me la mamma lei si è mai posto il problema che esisteva questo marito quando aveva i rapporti con la Malatesta? A me non mi ha mai detto nulla, Antonietta. Signor giudice. Sa se è morto il Malatesta? Sì. Come è morto? Ma dice si impiccò, che lo so. Lei ha mai avuto discussioni con il Malatesta? No, no, davvero, mai. Lei sa se il Pacciani ha mai avuto discussioni col Malatesta? Ma io questa cosa io non la so. No, lei quando apre le braccia dimostra di fare una distinzione. Questa cosa non la sa, cosa vuol dire? Prima all'altra risposta mi ha detto no. Su questa dice io, mi spiego. La domanda gliela rifaccio e lei deve dire la verità. Sa se Pacciani ha mai avuto discussioni con il Malatesta? No. Non lo sa? No, non lo so. Benissimo, lo vediamo. Senta una cosa.
lei ha detto che andava in genere con Pacciani con la 500 e una volta è stato con la Ford Fiesta. È così? Come? Non ho capito. Lei ha detto che normalmente andavate con Pacciani per queste merende o sì, quel che era con la 500. Adesso. E guidava lui. Io guidava bene lui o era uno che non sapeva guidare bene? No, guidava bene. Era un buon guidatore? Non guidava bene. Le richiedo, con la Ford Fiesta è stata una volta sola o l'una, la 500, a volte nella 500, a volte nella Ford Fiesta? No, ci sono stati anche altre volte. Ma allora perché prima mi ha detto una volta sola con la Ford Fiesta? Io infatti le contesto che lei non solo dice che era un buon guidatore, ma che vi spostavate a bordo della 500 di color bianco o della sua Ford Fiesta. Quindi per lei le macchine andavate o con l'una o con l'altra. Perché no, prima mi ha detto che la Ford Fiesta, con la Ford Fiesta ci è andato una volta sola? Con la macchina grossa, quella... Io le contesto, gliel'ho contestato ora, che lei ha detto ci spostavamo a bordo, io mi spostavo a bordo della Fiat 500 del Pacciani di color bianco, oppure della sua Ford Fiesta, perché non guido la macchina? Lui, per contro, lui era un buon guidatore. Anche le volte che si spostava a Firenze, nel senso che guidava con disinvoltura anche fuori dei percorsi quotidiani. Lui guidava, normalmente. Io a Firenze non sono mai andato. Però perché ha detto che era stato anche a Firenze? Glielo contesto e qua al verbale chiedo l'acquisizione anche di questo. Perché devo dire io? Lei l'ha detto. Senta una cosa, quando Pacciani era in carcere per l'episodio delle figlie, lo ricorda? Ricorda? Sa, allora facciamo ancora prima, sa quando ha saputo che Pacciani è stato, se l'ha saputo, incarcerato per l'episodio delle figlie? L'ho saputo dai giornali. Lei prima non sapeva niente, no, nessuna prima, delle no, figlie o la moglie si era mai lamentata con lei? Per carità. Lui aveva mai detto a lei di che rapporti aveva con le figlie? No, perché non ha detto nulla. Senta una cosa, dopo che Pacciani era in carcere per l'episodio delle figlie, lei è mai stato a casa della moglie di Pacciani? No, mai. Non sono mai stato. Mai. Mai. Un test ci ha detto di averla accompagnata a casa di Pacciani, dove c'era la moglie perché lui era in carcere mentre questi era in carcere. Ma questo gli avvenne anche, mi mandò una lettera, no? E allora, scusi, io le ho una chiesto volta. Se ma c'è la domanda, scusi, pubblico ministero. La domanda è mai stato... Mi domandi se lui è andato a portargli una lettera. No, io gli ho chiesto se è mai stato. Scusi un attimo, io la domanda la faccio come credo. Pubblico ministero, ho... forza, andiamo. Io ho chiesto se è mai stato, lui ha detto no, non sono mai stato. Ora mi sta dicendo sì, la volta della lettera, me lo una spieghi volta. Lei. Allora c'è stato. Una volta. Come mai... A Mercatale. Come mai andò a casa della signora Pacciani, che lei, a quel che ho capito, frequentava poco? Qual era il motivo? Ma io andetti per fargli vedere questa lettera. Come mai lui in carcere le fece vedere questa lettera? Cosa c'era scritto in questa? Primo, perché ci andò a fargliela vedere? Secondo, per cosa c'era scritto? E c'era scritto che si andava a fare delle merende, tiramenti e la cosa e l'altra. E lei le merende la porta a far vedere alla moglie? Non c'è mai stato. Signor Vanni, ma si rende conto di quello ma che ci io sta dicendo? Io la portavo sì, perché io gli disse non ciò che vede nulla, dicono. Vede nulla di che? A fare questa lettera, io sì. Cosa diceva questa lettera? Gliel'ho detto, diceva, ti ricordi anche se andava a fare delle merende i giorni, poi disse... Signor Vanni, non tocca a me, ma lei deve dire la verità. E disse che le figliole le avevano rovinato, e lo so. E allora perché lei portò la lettera alla moglie? Se, la lettera era indirizzata a lei o alla moglie? A me. Oh, perché se si parlava di merende la portò alla moglie? Mi venne l'idea di portarla così alla moglie. A me. Per andare dalla moglie cosa prese? La sua lambretta? Come andò a portare questa lettera alla moglie? Sì, andetti con la sita, con l'autobus. Io temo che lei stia dicendo non solo... Dunque. Ecco, Presidente. Io la ammonisco. Può vedere lei. Guardi che lei è singolarmente reticente a dire poco. Forse senz'altro più che reticente. Capito?
Quindi se lei va avanti così, lei rischia un'incriminazione per falsa testimonianza con tutti i guai relativi. Presidente, le chiedo scusa, ma mi perdoni, io credo che questa... No, è reticente, avvocato. Costui è reticente, quantomeno, e lo è fin dall'inizio. E su questo particolare ancora di più, dica la verità. Io la sento, non ho fatto nulla di male. Non ha fatto nulla di male? No, nulla. Ma lei deve dire la verità. Perché portò la lettera alla signora Pacciani, alla Manni Angiolina? Perché? Per fargliene vedere. Per fargliene vedere, ma cosa c'era scritto lì dentro? Perché? Che c'era scritto? Se era indirizzata a lei. Sì. E c'era scritto, dice, ti ricordi quando sono andato a fare... Ma cosa mi importa se c'era scritto o c'era scritto? Perché la portò? E mi venne così di portata. Ah. È vero quindi che lei andò con la sita? Sì. È sicuro? Con la sita. Presidente, chiedo innanzitutto la trasmissione degli atti di questa testimonianza e vado avanti con le contestazioni. Un test dice che lei andò con una certa apparente fretta da lui e gli chiese di portarlo un pomeriggio, anzi una sera, subito di corsa con la macchina a casa della signora Pacciani. È vero o no? Sì. Ma allora guardi, lei ha ammesso di aver mentito finora. Se ne rende conto o no? A tornare con l'autobus. Ma io le ho chiesto come c'è andato, non come è tornato, signor Vanni, per cortesia. Sì. Oltre a commettere reati, e quelli sono fatti suoi, nessuno glielo può impedire, finché la legge ce lo consente. Mi portò in Nesi, Renzo. E allora non ho capito, il fatto che lei neghi queste circostanze, che apparentemente poi sono quelle che sono, ci fa capire che lei ha un atteggiamento non solo di reticenza ma di paura. Come mai non ci voleva come dire mai che dice queste cose? Che non stanno né in cielo né in terra. Ma non lo sa neanche lei, meno male. Ha paura di qualcheduno? No, non ho paura di nessuno. Infatti, mi sembra strano. Poi sull'argomento paura ci arriviamo. Di chi dovrebbe aver paura? Lei? Di chi dovrebbe aver paura lei? Di nessuno. E allora perché dice queste cose? Non stanno né in cielo né in terra, ripeto. Ma io insomma con i Pacciani non c'ho nulla a che vedere. All'infuori da aver fatto qualche merenda, come ripeto. E qualche fallo, se non sbaglio. Lasciamo stare. Ma nessuno l'accusa di avere nulla a che fare con quello che presuntamente avrebbe commesso il Pacciani, assolutamente. Proviamo ad andare avanti, a me interessa il contenuto di questa lettera. Lei, oltre che il contenuto, ti ricordi delle merende, ricorda se questo contenuto aveva un motivo per cui lei, come ci ha detto, andasse di corsa a casa di questa donna? Tanto da chiedere un passaggio al Nesi anziché aspettare la sita? Perché l'amico di Nesi mi portò giù, non c'era sita. No, signor Vanni, guardi, io fino a un certo punto... Non svicoli, eh? Non faccia finta di non capire. Sì. Non sta che peggiorando una situazione che, per la quale valuterà il giudice competente. Insisto, perché lei andò di corsa a chiedere un passaggio al Nesi, a portare questa lettera diretta a lei, alla signora Pacciani? Perché da sita subito la non c'era. E come mai aveva necessità di andarci subito? Nesi e mi portò. Come mai aveva necessità di andarci subito? Per fargli vedere questa lettera. Come mai aveva bisogno di andare... E perché doveva andarci subito? Non poteva fargliela vedere il giorno dopo, dopo una settimana o quando capitava? Mi venne l'idea di andare allora. Va. Continuiamo col contenuto di questa lettera. Questa lettera conteneva delle minacce? No, questa lettera conteneva... No, niente minacce. È sicuro? Ma io sono sicuro. Il Nesi ci ha detto il contrario. E che gli ha detto il Nesi? Questo, se permette, glielo dirò al momento opportuno. Io le dico che c'è stato riferito il contrario. Quando le mostrò la lettera, la signora Pacciani cosa le disse? Che la disse? Diceva, mi disse, che devo fare io se ti ha mandato la lettera? Scusi, lei gliela va
a mostrare in fretta, quindi ci sarà un contenuto che lei le vuol rendere noto. A questo contenuto, che noi sappiamo da terzi quale essere, non da lei, ma bontà sua, lei sta tenendo questo atteggiamento. La signora Pacciani cosa le rispose? No, mi risposi, che ti devo fare se ti ha mandato la lettera? Boh, bene. Io ho preso e veni via, subito. Va bene. Ho preso l'autobus e veni a San Casciano. Senta una cosa, lei ha mai avuto paura del Pacciani? Paura? A me non mi ha fatto nulla. Ha mai avuto paura del Pacciani? Perché dovrei aver paura? Ah, non lo so. Timore. 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 Timore reverenziale, che so. Ha mai detto a qualcuno di avere paura del Pacciani? No. Io le contesto che in questo dibattimento più persone, senz'altro due già sentite, hanno detto che lei ha riferito che aveva paura del Pacciani. Ha riferito loro a queste persone. Ma sono esattamente una sua cugina, se non sbaglio, il marito. Sarà anche vero? No, sarà anche vero, signor Vanni. È vero o no? Il sarà, per cortesia. Cioè, ma perché doveva aver paura? Non lo so, se lo va a riferire a terzi, o hanno mentito questi terzi o ha mentito lei. No, io non ho mentito, io ho detto la verità. No, lei io ha mentito, finora gliel'ho già dimostrato, ma non fa parte delle... del giudizio a suo carico. Io non avevo paura, mi pare, 62, quando ci sono degli indizi a carico di una persona, si sospende l'esame, Presidente, è una regola del codice. No, assolutamente non vale nel caso della falsa testimonianza. Staremmo lustri, per carità. Possiamo davvero interpretare il codice sempre come fa comoda una parte. Assolutamente no. Ma guardi, qua a interpretare la legge secondo le parti. Avvocato, non c'entra assolutamente nulla la norma che lei ha citato, quindi andiamo avanti. Ci sono delle persone che hanno detto che lei aveva paura, io le ho indicato anche chi sono queste persone, omettendone solo i nomi, ho detto che sono la sua parente. E può alzare un po' la voce perché non riesco. Gliela alzo. Lei ha detto a delle persone che aveva paura del Pacciani, io le voglio chiedere, perché aveva paura del Pacciani? L'avrò anche detto, ma io... Ma lei... Perché l'ha detto allora? Lei l'avrebbe detto a queste altre persone. Ma perché doveva avere paura i Pacciani se sono stato a fare merenda insieme o no? Allora. Lei insomma, a queste persone ha anche spiegato perché aveva paura. Io non mi ha detto che avevo paura i Pacciani. Bene. Allora. Lei ha mai detto a qualcuno... che Pacciani aveva un pistolone? No, io non ricordo. Io non ho visto nessun pistolone. Il Pacciani le ha mai detto che aveva, senza fargliela vedere, una grossa pistola o un pistolone? No, una frase. Non me l'ha mai detto. Sì. Lei ha mai detto a terze persone, a sua cugina o biscugina e al marito, che il Pacciani aveva un pistolone? Sì o no? Io non ricordo. Oh, va già meglio, non lo ricordo. Può essere allora. Ma io non ho mai visto pistole. Lei non le ha mai viste? Il Pacciani le ha mai detto che aveva un pistolone? No, a me non mi ha mai detto nulla di questo. Lei è stato sottoposto anche a un confronto con uno di questi signori. E questo signore davanti a lei, davanti al PM, ha confermato, si chiama Ricci, lo ricorda? Che lei gli aveva detto di questa pistola. Ricorda questo confronto nel quale il Ricci non solo l'ha testimoniato ora alla corte, con ma rimase Ricci. Con lei irremovibile? Con il Ricci, ma io gliene disse, non ho visto nulla io. Io non so nulla di questa affare. Si sbaglierà il Ricci. Abbi pazienza. Lei però le contesto che al termine del confronto disse... Non me lo ricordo, se dici che l'ho detto, allora l'avrò detto. Senta una cosa, sì. Ha aggiunto, guarda, il Ricci le fece, guarda Mario, te l'ho detto anche l'altro giorno, le cose come stanno, mi hai detto anche che il Pacciani teneva una pistola nel cruscotto della macchina. Io non l'ho vista. Quando ha aggiunto,
Sì, è vero, però la pistola non l'ho mai vista. Allora, l'ho detto io. Sì, e lei ha detto non l'ho mai vista. Io ho detto c'aveva un rinvolto, poteva avere anche dei biscotti, non lo so. Allora come mai a Ricci disse che era una pistola? Ma è che il Ricci allora dicevo le bugie, dice. Lei ha detto, signor Vanni, al PM, glielo contesto, il Pacciani aveva qualcosa rinvoltato in un panno bianco e lui diceva che c'era una pistola. Io la sento, non lo so, signor Giulio, non lo so. Io non ne so nulla di questa pistola. Se l'hanno detto gli altri sono bugiardi, perché io non ne so nulla. L'ha io detto lei a questi io altri? Io non ho visto nulla. Lei ha anche aggiunto, quando andavamo fuori in macchina, magari a fare merenda, non sempre aveva il panno bianco, quello che ha descritto con la pistola. A volte sì, a volte no. Ha aggiunto, io l'ho visto che ce l'aveva, il panno bianco, fino agli ultimi tempi, fino a quando è stato arrestato. Poi ha aggiunto, io questa pistola in macchina, le contesto, l'ho cominciata a vedere, dice lei, dopo un po' di tempo della nostra conoscenza. Ha aggiunto, l'avrò conosciuto nel 75 e non so indicare esattamente da quando ho visto, questo è l'esito del confronto, ho visto la pistola, se ben ricordo l'ho cominciata a vedere dopo la morte del maresciallo. Non capisco di raggio. L'avvocato le domanda se lei ricorda di aver frequentato una prostituta a nome Manfredi Gina. No, niente. Una donna che stava a Rifredi. Stava a Rifredi, a Firenze, a Rifredi. No, dice di no. No. Non c'è mai andato accompagnato dal Nesi, da questa donna? No, con il Nesi sono stato. Da una donna? Una volta, ma non mi era corretta, io non so, alle cascine là. Siccome c'era la moglie malata, io dico, bisognava arrangiarsi. Certo. Va. Senta, silenzio. Durante le vostre gite per fare merende o d'altro, una volta il Pacciani ebbe la disavventura la di uscire fuori di... La domanda. Ecco, arrivo. Lei è come facciamolo, il pubblico ministero. La domanda. E se lei non facendo fatto la domanda, dammi il tempo. Fare, la seconda volta stamani non ce lo consente. Piano. Allora, il Pacciani è uscito di strada con la 500 durante una vostra gita, sì o no? Sì, una volta, sì. Oh. Come l'ha rimessa in strada la 500? E la si è rimessa, la si ritirò su e si rimise in strada. Con le mani? Sì, con le mani. Perfetto. Sì, quando si è andata a San Donato un po' già alla festa, da un bicchiere di vino in più delle volte. Senta, dopo la scarcerazione del 91 del Pacciani, quante volte lei si è incontrato col Pacciani? L'ho incontrato una volta o due, mi pare. E lei si incontrò in che località, se lo ricorda? A San Casciano. E quindi parlò con... Al comune. Parlò col Pacciani. Parlai, si salutò così. E basta, io... È mai stato minacciato dal Pacciani, lei? Ma io gli dico una cosa, una volta per telefono e mi disse, dice, ti devo dare una lezione. Ma che ti ho fatto io, gli dissi? Questo fu la vigilia di Natale. Quale avanti, Natale? Sì, anno di là, quando era fuori. Ma io gli dissi, io non ti ho fatto nulla, ma perché tu mi fai questi discorsi? Riabbassai il ricevitore, il coso, il telefono e chiuso. Non sarà questa minaccia che le ha messo paura? No. Ma risponda. Ma anche per questo c'è un po' di paura. Allora ce l'ha paura lei? Ce l'ho un po' di paura per via del discorso. No. Ma prima no, quando siamo amici insieme. Io... No, ora, ma infatti si sta parlando di oggi. Sì. Quindi lei è stato minacciato e da questo ha avuto paura.
È così? È già qualcosa. La minaccia in che cosa consisteva esattamente? La minaccia, perché io ero dal maresciallo, no? Di San Casciano Caserma. Gli arrivò anche lui, dice, ti ha chiedato un monte di me, quella cosa. Che ho detto? Io non ho detto nulla, dico. Tu sei te che sbagli a dire a me che ti do una lezione, ti devo dare una lezione. Che è la lezione? Io non ho fatto mai nulla a lui. C'erano minacce anche in quel... Ma nulla di lui. C'erano minacce anche in quella lettera che lei mostrò alla moglie del Pacciani? Nella lettera? Sì. Nella lettera? Sì. No, non c'era minaccia. No, non c'era minaccia. Non c'era minaccia? No. E per telefono? Allora, una volta gliel'ha fatta in caserma questo discorso, e una volta per telefono. Ho capito bene? Sì. Quindi le minacce sono state ripetute più volte? No, una volta sola, a telefono. E una volta in caserma? Ah, voglio capire. Le ha detto che si incontrò in caserma col Pacciani? Ho capito bene? Sì, una volta lo trovai, ero lì a aspettare, mi aveva chiamato il maresciallo. E una volta invece per telefono? Ma io non ci parlai con lui. In quell'occasione lei non parlò con lui? Io non ci parlai con Pacciani. Allora dopo questo incontro in caserma c'è stata la telefonata di Natale? Benissimo. Ho capito. Bene. Prego, signori difensori dell'imputato. Grazie. Senta, signor Vanni, lei quante volte è stato interrogato dalla polizia e dai carabinieri? Come? Quante volte è stato interrogato? Diverse volte. Diverse volte. Al maresciallo, la squadra. Ecco, è vero che lo fermarono una volta, ha detto, è vero che una volta l'hanno pure fermato dicendogli di scegliersi un avvocato? Sì, e l'ho preso. Ecco. E perché lo fermarono? Eh? E perché lo fermarono? Lei era soltanto un testimone. E mi forzarono a pigliare l'avvocato, io. La forzarono, ma perché? Che cosa chiedevano? Eh? Che cosa le chiedevano? Ma mi dissero che mi scivoleva l'avvocato, io l'ho preso. Ma e che aveva a fare, ha capito? E perché? Per quale motivo? Che cosa, di che cosa lo accusavano? Accusano e dicevano di queste merende, di queste bevute insieme, di queste scarrozzerie in su e in giù. Io. Senta una cosa, lei ricorda quando il signor Pacciani, dal giornale almeno, fu arrestato? Si ricorda l'ultima volta? Sì. Quando, cioè la penultima volta, quando fu arrestato per le figlie? Se lo ricorda? E lo lessi sui giornali. Quanto tempo prima era morto Simonetta? Come? Simonetta, sa quando è morto? Il maresciallo Simonetta. Sarà una diecina d'anni. Quindi sarà morto nel 84, io non posso precisare, 86. Sì, ma io non posso precisare, l'avvocato. Io... Perché lei dice che quest'arma... che aveva avvolta in uno straccio bianco, lei l'avrebbe cominciata a vedere, questa è la dichiarazione che ha letto anche il signor Pubblico Ministero, se ben ricordo l'ho cominciata a vedere dopo la morte del maresciallo Simonetti. Ma quindi, io la sento, io non ho visto nulla. L'ha detto lei. Ho visto che c'era lei un firmato, lei, ma io non so che lei c'era. Lei ha firmato questo interrogatorio. Questo l'ha firmato, va bene? Giusto, se lo ricorda questo? Ha firmato, certo. Ha firmato. Senta, invece, quella persona di cui parla il signor Pubblico Ministero, che sarebbe questo Nesi Lorenzo... Nesi? Nesi, lo conosce Nesi? Nesi Lorenzo, sì, di San Casciano. Questa persona non ha voluto firmare l'interrogatorio. Forse il Pubblico Ministero poi ce lo spiegherà perché, non lo so. Io lo devo spiegare, no, lo chiede al Nesi. Però ci mancherebbe, lo deve spiegare il Pubblico Ministero. Semmai, signori, se avete problemi facciamo tornare il Nesi e facciamo confronto. E io perché lo devo spiegare? No. È stato qui. Si dà atto che a questo punto il testimone rifiuta di sottoscrivere il verbale. Lo chiede al Nesi, è già stato qui. Non credevo che stamattina ci fosse. Il Nesi ce l'aveva già detto, forse. Oh, ecco. Avevamo già chiesto. Allora, senta, e
Volevo domandare, lei conosce Andriaccio? Come? Andriaccio, lo conosce? Andriaccio, un signore no, chiamato non... Andriaccio. Non lo conosco. Lei non lo conosce? Io non lo conosco. Non l'ha visto mai con il Pacciani? No, io non l'ho mai visto. Non l'ha mai visto. Non lo conosco, non lo so. Quello che ho conosciuto l'ho detto. Quello che ha conosciuto. Quelli di paese l'ho detto. Ecco, si ricorda se questa lettera che le ha mandato Pacciani dal carcere, quindi sì, doveva passare sicuramente censura e tutto, va bene? O no? Sì. Dovrebbe non passare, era, se non no. Non era sottoposta a censura. No, questo non lo so. Si ricorda se in questa lettera, si ricorda se in questa lettera che non esiste più, quindi non so perché si discute del sesso di questa lettera. Perché c'era, esisteva. Che c'era scritto. Esisteva, certo. No, ma io sto domandando a lui, siccome sembra che ci sia chissà che cosa, si ricorda se il signor Pacciani lamentava il fatto che la moglie, le figlie non, le scrive, non gli scrivevano oppure no? Sì, sì. Si lamenta, si ricorda sì, di questo? E diceva, dice, le figliole le mi hanno rovinato, io non ho fatto nulla e purtroppo mi trovo, dice, in carcere. Anzi, mi disse, dice, riscrivi, ma io non ne scrissi nulla, prese e la butta via dopo, questa lettera. Quindi il contenuto di questa lettera era una lamentela del signor Pacciani, sì, perché il quale a me ha torto, ha ragione, non me ne importa nulla. A me oggi non mi interessava. Ecco, voleva che la moglie e le figlie gli parlassero, gli scrivessero, si facessero vive, nonostante quello che era successo. Eh? Era così il contenuto? Sì. Era questo. Senta, lei fu sentito in contraddittorio, cioè in contrasto con il signor Ricci, Ricci davanti al pubblico ministero. Walter, sì. Walter Ricci. E disse questo, se conferma questa circostanza. Viene chiesto a Ricci se mai abbia parlato con il Vanni di armi in possesso del Pacciani. Ed il Ricci risponde. Io la sento, no. Non mi sente? Io non ho... Aspetti, mi faccio finire. Effettivamente, ho chiesto al Vanni, è questo che dice Ricci, se aveva mai visto il fucile che aveva in casa il Pacciani. Ed il Vanni mi ha detto di sì. Se lo ricorda? Fucile, abbiamo un fucile. Quindi so, il Ricci le contestava che lei gli aveva detto se, che lui aveva un fucile. Di questo abbiamo parlato sabato scorso ed è stata l'ultima volta che ci siamo visti prima d'ora. Se lo ricorda? Sì o no? Senta, ma mi dice un po', quante volte lei è stato avvicinato, fermato, chiamato dai carabinieri e dalla polizia? Per sì, questo? Sì. Quante volte? Diverse volte. Diverse volte? Parecchie volte, sì. Parecchie volte. Però io non ho fatto nulla. Benissimo, grazie. Io non ho fatto nulla di male. Ci sono domande, signori? Una domanda. Avvocato Fioravanti. Senta, signor Vanni, lei ha detto che Pacciani, dopo averlo incontrato sì, nella caserma dei carabinieri, ma in che data? Io l'ho ascoltato, in io che l'ho data, visto, in non che l'ho data, ascoltato. In che data lei lo ha incontrato nella caserma dei carabinieri? È un mero ammetto mio. Quale Natale ha ricevuto la telefonata? In quale Natale? Alla vigilia di Natale. Anno di là, una vigilia di Natale. 91. Sì, un sabato. Ecco, dopo quella data, dopo la vigilia di Natale del 91. Sì. Io non l'ho rivisto, io non l'ho risentito. 91. Lei ha frequentato più Pacciani? Vi siete visti alla cantinetta a bere dopo quella vigilia di Natale? No, non l'ho rivisto più. Non vi siete rivisti no, più? No, non l'ho rivisto. Vi siete ritelefonati? No, mai più. Grazie. Scusi, me l'ho dimenticato, tanto è sempre la stessa... Prego. La stessa parte. Senta, voi... con la 500 una sera siete andate a sbattere da qualche parte, o no? Col sì, una volta, l'ho detto prima, no? Perché vi dava un po'... Una volta, a una curva e si dovette andare giù. Quindi non è che guidasse... Si tornava da una festa. Quindi non è che guidasse tanto bene il Pacciani, insomma.
Sa se era stata una festa o un bicchiere po di vino, ma ha lasciato un po' di... Quindi avevate bevuto. Avevate bevuto. Era un po' traballino. Ha bevuto un bicchiere di vino di più, ha capito. E se ne andati fuori? Sono andati di sotto. Grazie. Avrei io ho detto la verità. Sì, aspetti, vediamo allora un'altra verità, se mi consente. Pubblico ministero per il... Lei ha detto che andava a Firenze per i motivi che sappiamo, ma per, essenzialmente perché sua moglie era malata. Ci vuol dire che malattia aveva sua moglie? Non ho capito. Ci vuol dire che malattia ha o aveva sua moglie quando lei era costretto, fra virgolette, ad andare a Firenze? Ella soffre di epilessia e di figlio immarcaduto, ho capito. Senta una cosa, sua moglie si chiama? Luisa Landossi. Ha mai avuto figli sua moglie? Sì, l'avevo uno. Ma morì una bambina a 6 anni, la morì, era spastica, ha capito? Era malata. Ha mai abortito sua moglie? No. È vero che sua moglie il 19/3/64 l'ha denunciata per averla buttata dalle scale mentre era incinta e lei fu arrestata? Sì. Ci fu una, io gli tirai una labbrata perché non sapevo mia che lei era malata, fu da primo, quando mi sposai nel 64. Era incinta? Sì, era abortì? No, nacque la mimma. Con questa malattia che lei ci ha detto? Era spastica, capito, la portarono... Lei fu arrestato? A Firenze, sì. Non ho altre domande, grazie. 6 o 7 giorni. Chiedo la trasmissione degli atti. Del verbale che ho detto e chiedo l'utilizzabilità dei verbali utilizzati per le contestazioni che ora elenco. Momento che vi sono ancora altre domande. Cose nuove. Chiedo scusa. Anche noi. Avvocato Pellegrini. Si ricorda di aver parlato con un giornalista della pistola vista sulla macchina del Pacciani? Con un giornalista, con un certo Amadori, e venne a trovarmi a casa. E gli che cosa gli disse? Ma io gli dissi? Nulla, dissi, io non c'entro nulla. A me la folla andava via e venne a mezzogiorno e la sera ritornò di nuovo. E mi trovò nei giardini. E mi voleva sapere un monte di cose, ma io non ho fatto nulla, gli disse, a me la mi lascia andare, bello e fatto. E ma mi rivide anche alla televisione. Ma lei disse a questo giornalista che aveva visto in precedenza una pistola nella macchina del Pacciani? No, io non l'ho mai detto. Allora il giornalista pubblicò una notizia falsa quando lo scrisse? Certo, perché io non ho visto nulla, gliel'ho detto anche prima. Ma perché devo dire una cosa a un... Bene. Avvocato Bevacqua, prego. Sono giornalisti che pendono da una parte, oggi pendono tutti da una parte, domani, speriamo. Allora, senta, oggi pendono tutti da una parte, la bilancia ti va. Allora, senta. C'è qualcuno non è d'accordo. C'è qualcuno dietro a lei che non è d'accordo. Te lo auguro. Senta. Per quel che sei. Deve rifare il processo quell'altro dell'87, diciamo, prego presidente. Allora senta, alzi la voce per gentilezza. Alzo la voce io. Bravo. Se qua la alzo molto. Grazie. Sì, perché sento poco, non so come mai. Senta, volevo dirle, lei ha avuto questo problema con la moglie ed è stato anche in galera, è vero? Sì. Quanti giorni c'è stato? 7 o 8 giorni. Poi non c'è più stato in galera. No, io non sono mai stato. È finito. E per questa cosa. È finito lì. È finito lì, ora si va d'accordo per bene. Grazie. Siamo rimessi grazie. A posto. Va bene. I verbali di cui chiedo. Acquisiamo i verbali. L'iscrizione sono 27 dicembre 91, 19 luglio 90, 28 settembre 92, 10 luglio 91. 13 novembre 91. Chiedo 5 minuti di sospensione perché... E disponiamo la trasmissione in copia della deposizione del testo al pubblico ministero. Perché i numerosi testi da me citati... Si accomodi.